taglio del nastro bagnato, quello che ha segnato ufficialmente l'inizio di Cartoceto DOP, il festival 44esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva, la manifestazione che dedica 2 giorni all'oro verde delle Marche. Domenica 7 novembre, giornata di apertura, oltre ad alcuni rappresentanti della regione e dalle autorità militari, la manifestazione ha visto presenti numerosi visitatori e curiosi che si sono riversati in piazza Garibaldi in tutto il borgo per degustare e acquistare olio, olive, formaggi, vini e per godersi la buona musica degli artisti che hanno animato Cartoceto, come la Marching Maccaroni Street Band. Che bello, io Cartoceto, insieme a voi, insieme a voi. Tanti sono stati i visitatori provenienti da fuori regione, con prevalenza dall'Umbria, dall'Emilia Romagna e dalla Toscana, che hanno apprezzato il borgo storico, il programma artistico-culturale e la qualità dell'olio di quest'anno, che hanno potuto degustare agli stand dei produttori ed in quello del consorzio DOP Cartoceto, grazie agli appuntamenti a prova di DOP. Il festival è stato organizzato dal Comune e dalla Proloco di Cartoceto. E siamo presenti sul territorio con lo stand, la osteria del teatro, dove potrete degustare solo i prodotti del territorio, olio, vino, formaggi, salumi, tutti questi prodotti a chilometro zero. Sono qui per l'inaugurazione ovviamente di questa 44esima fiera, ma sono qui anche proprio per testimoniare l'interesse della regione verso i nostri meravigliosi territori dell'entroterra, i nostri meravigliosi borghi, i nostri prodotti tipici, la nostra cultura. È un po' quello che Londan ci ha insegnato, riscoprire la tranquillità e la bellezza dei nostri territori. E domani in Consiglio regionale sarà proprio discussa e credo e spero approvata una legge che valorizza i nostri borghi, le attività turistiche ed economiche dei nostri borghi. Quindi oggi è un po' una testimonianza anche di questa nuova grande attenzione della Regione Marche verso il nostro meraviglioso territorio. Un festival che ripropone tradizioni ma anche innovazione, come testimonia lo spettacolo di videomapping ispirato alla figura del monaco artista padre Stefano Pigini, che ha vestito di colori e storia piazza Garibaldi. Alle spalle il monte del Beato Sante, a destra il convento di Santa Maria. Sold out poi per il concerto di Chiara Civello e Rita Marco Tulli al Teatro del Trionfo, che ha riscosso grande successo, così come i sentieri verdi in bike e a piedi. Infine i più giovani si sono riversati in piazza 20 settembre per i mercatini organizzati dalle scuole e gli spettacoli a loro dedicati. Un programma denso, quello proposto per questa prima domenica, che partendo dall'olio DOP ha abbracciato arte, enogastronomia, cultura, storia e divertimento. Ma Cartoceto DOP, il festival, riserva ancora sorprese per domenica 14 novembre. È possibile trovare tutte le iniziative e gli orari sul sito www.prolococartoceto.com. Sono sicuro che chi ci farà visita anche quest'anno non rimarrà deluso dall'offerta di iniziative che saranno distribuite in tutto il centro storico di Cartoceto, per cui vi aspettiamo qua nel nostro medievale borgo storico.